Ho puntato la tempia. Si chiama poesia. Il sogno canta su una corda sola. Non sono una donna addomesticabile. La casa della poesia non avrà mai porte. I miti in cui andrò a cadere sono stelle veloci. D'altri tempi. Io amo perché il mio corpo è sempre in evoluzione. Quando amo un uomo, passa alla storia. Dietro ogni libertà sospirata c'è sempre in agguato una belva. Il veliero del mio canto è fatto di motori e spugne. Ogni male ha il suo colpo di ritorno. Per farsi salvare la vita bisogna averla. Dio mi salvi da ogni tenero amore. Il mio letto non conosce freddure. Le mani un poco sudate fanno fuggire le parole. Non faccio niente per diventare bambina. Solo Cristo non ebbe giocattoli. Poiché sono cattolica, non ho mai giocato. Il giocattolo ha sempre portato con sé un alone angelico. Il giocattolo è un ordigno segreto. Mia madre mi ha sempre educata con l'odore dei pasticcini. La fama si conquista con la solitudine. Io amo ciò che non si dice. Nei momenti peggiori mi chiamo Cheetah Hayworth. Dio ci regala il sonno per vincerci il giorno dopo. Il paradiso. Non mi piace perché verosimilmente non ha ossessioni. Chi ha un handicap giustifica sempre i suoi peccati. Tutte le ombre hanno le loro vertigini. Chi è prigioniero diventa potenzialmente libero. Sono nata per Cristo. Bussate e vi sarà chiuso. Ho avuto 36 amanti più IVA. I cattivi amanti riescono a demolire il segreto della poesia. Il fallo maschile mi fa solo pensare a quante rinunce mi ha fatto fare la vita. L'uomo opera in se stesso come il più saggio dei mentitori. Sono piena di bugie, ma Dio mi costringe a dire la verità. I poeti sono i nipoti di Dio. Le mie invettive preferite. Cagna fetosa, lurida crosta, bestia cagnosa, micio fetido, faccia d'ortica, naso divino, cane lurido, gabbiotto isterico, rettile indegno, vestale isterica, laida tomba, sogno raffreddato. I fiori della mia bronchite sono le sigarette. Concludere una vita vuol dire rinunciare a morire. Chi ama è il genio dell'amore. La poesia è la pelle del poeta. I lapsus sono tremende spie. Sono la donna più casta della letteratura italiana. La bugia è l'optional del mistero. Chi è a corto di bugie non può salvarsi. Quando la bugia sembra vera, nasce la calunnia. La calunnia è un vocabolo sdentato che quando arriva a destinazione mette mandibole di ferro. Della mia crocefissione
manca solo il lavaggio dei piedi. La poesia è un raccolto esile che sfuma al primo starnuto. Ogni amore è per me uno stupro. Mi hanno fatto mangiare la placenta dei miei libri. Quando sono senza soldi, impallidisco. Il dilemma dell'uomo è tra il suo water e la camera a gas. Il mio medico mi ha prescritto 2 fondi bacchelli. Nelle prigioni gli alberi crescono a rovescio. Sono completamente assessuata. Salvo errori e omissioni. Ho cominciato a piangere per gioco. E poi ho creduto che fosse il mio destino. Chi si ostina fa scandalo. Io sono più grande di ogni tradimento. Si impara a vivere quando si impara a morire. La rabbia mi fa bene. Chi tace spaventa. La pazzia mi visita almeno 2 volte al giorno. Ogni ragnatela ha un ragno in colpa. Attualmente non vi conosco. Da anni indago sul caso Merini. Ogni tibia ama la sua fibula. Le gatte molto pelose hanno figli veggenti. Quando un amore ti stringe e ha occhi di fuoco, è ora di morire. Si va in manicomio per imparare a morire. Non mi bagno mai, perché non sono una ninfa. Confondere la merda con la cioccolata è un privilegio delle persone estremamente colte. La lobotomia è il tocco finale di un grande parrucchiere. Sono molto irrequieta quando mi legano allo spazio. Anche la follia merita i suoi applausi. Non mi vanno le lapidi, perché mi peserebbero troppo. La donna è qualcosa di misterioso che sta tra il canto e la metafora. Sono l'unica poetessa in Italia che piange. La superficialità mi inquieta, ma il profondo mi uccide. L'uomo è sempre più vicino all'amore che alla fortuna. Più mi lasciano sola e più splendo. Il prodigio della morte è l'arte di saper attendere in eterno. Solo quando sto morendo sono particolarmente in forma. Quando ho mangiato bene, mi informo sul destino degli altri. La carne sfilaccia facilmente se l'anima va in cancrena. Appena posso, mangio male, per non peccare di vanità. Nessuno osa sfamarmi. Io mangio solo per nutrire il dolore. Ogni notte per me è una tempesta di pensieri. A volte devo raccogliermi da sola. Il mio letto è una zattera che corre verso il divino. Quando la sessualità comincia a ribollire, uno vorrebbe andare in Cornovaglia. La nevrosi è qualcosa di circoscritto al pube. C'è chi si masturba per non perdere l'orientamento. Gli uomini mi piacciono finché non mi spingono al pianto. Il poeta non rigetta mai le proprie ombre. Non cercate di prendere i poeti, perché vi scapperebbero tra le dita.
Francesco Maruccia e Anna Manella della Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Grazie, professore. Marta Comerio, anche lei tanti anni fa un allieva della scuola, del primo corso. Sì, buonasera a tutti. Io volevo raccontarvi di quando ho incontrato Alda Merini, perché io l'ho proprio voluta conoscere. Mi avevano chiesto di leggere una poesia in una rassegna e io sono andata in libreria, in biblioteca e mi sono imbattuta in un libro di Alda Merini. Erano gli anni 90. E, ecco, mi ha folgorato. È stata un'epifania. Allora io ho preso l'elenco telefonico, ve lo ricordate? E ho cercato se c'era Alda Merini e c'era. E c'era anche il suo numero di telefono. E ho chiamato Alda Merini e ho detto: buongiorno, sono Marta Comerio, sono un'attrice, vorrei conoscerla. E Alda Merini era un po' restia, in fondo una sconosciuta che chiama. Beh, io non lo so che cosa ho detto, ma ho parlato tantissimo. E alla fine sono andata a casa sua, proprio sotto casa. E Alda Merini mi ha aperto. Oggi mi diceva Paolo Recalcati che non era così facile, anche Anna Rita mi diceva che non era così facile essere accolti dal Alda Merini, soprattutto poi se si era una donna, ecco. E invece io mi ricordo questa porta che si apre e chi è stato lo sa, è un'emozione che non si scorda, una piccola casa piena di libri, di fogli, macchie, disegni sui muri. Io ero sconvolta, immaginate, non me l'aspettavo, sapevo solo dal libro la storia di Alda Merini. E mi trovo questo oracolo, questi occhi verdi che mi puntano e riesce a portarmi una sedia tra tutti i vari scartafacci che ci sono e mi fa accomodare. Allora io mi sono seduta e ho iniziato a parlare, a raccontare qualcosa di me, ero interessata e volevo sentire proprio dalla sua voce parlare della poesia. Per me era la cosa più importante, non avevo neanche tanta paura, non ero neanche tanto emozionata. E solo che Alda Merini ha iniziato a dubitare di chi io fossi, perché io ho detto: beh, sto lavorando al Piccolo, ah bene, cosa stai facendo? Uno spettacolo, l'Arlecchino Servitore, i due padroni con Streller. E lei diceva: ma Streller? Ma conosci Streller? E io: sì, conosco Streller, sono un'allieva. E com'è Streller? E come Streller? Io pensavo: ma che cosa importa? Non mi interessa ora parlare di Streller. E quindi ho visto che mano a mano era diventato un interrogatorio, ho capito che io ero la pazza per Alda Merini, che si fingeva un'attrice, perché a un certo punto mi ha proprio dato un foglio, mi ha detto: sei un'attrice, bene, leggimi questa poesia. E quindi quella era l'audizione e io ho letto la poesia e lì mi sono salvata. Non mi ricordo esattamente di cosa abbiamo parlato, mi ricordo che mi sono sentita accolta, che io era quello che avevo bisogno, di sentire un poeta e di parlare con un poeta. E quando l'incontro, ho la fortuna tuttora per il mio lavoro di incontrarli, per me sono incontri meravigliosi. E l'ultima cosa che volevo dirvi è, prima di leggere, è che uscendo dalla porta lei mi ha detto: goditi la vita e datti da fare con gli uomini, mi raccomando, non fare la casta, non mi fare la ragazzuccia per bene. Io no, questo grande sorriso ha chiuso la porta, è stata la prima e l'ultima volta che l'ho vista dal vivo e questa è la poesia. I miei poveri versi non sono belle, millantate parole. Non sono afrodisiaci folli da ammanire i potenti a chi voglia blandire la sua sete. I miei poveri versi sono brandelli di carne nera, disfatta, chiusa, e saltano agli occhi impetuosi. Sono orgogliosa della mia bellezza. Quando l'anima è satura dentro di amarezza e dolore, diventa incredibilmente bella e potente soprattutto. Di questa potenza io sono orgogliosa, ma non d'altra disfatte. Perciò tu che mi leggi fermo a un tavolino di caffè, tu che passi le giornate sui libri a cincischiare la noia e ti senti maestro di critica, tendi il tuo arco al cuore di una donna perduta. Lì
mi raggiungerà in pieno. Il poeta urla, solo che ha un urlo talmente alto che supera la percezione umana e nessuno lo sente. L'isolamento in cui viene lasciato il poeta nella società attuale fa senso e dovrebbe fare il ribrezzo. E non solo il poeta, anche i malati di mente. Raramente si riesce a fare poesia sul manicomio, un miracolo uscirne. Cantarlo poi è quasi impensabile, però io ci sono riuscita, raccogliendo da una parte l'immondezza e facendo i conti con le 200 lire della spesa e con l'occhio malevolo del vicino. E ci sono riuscita, a prezzo del mio sangue, a prezzo veramente di altissime febbri fisiche volute e dettate dalla società. Il mio uomo è uguale al Signore. Il mio uomo è uguale agli dèi. Se lui mi tocca, io mi sento una donna e mi sento l'acqua che scorre nei lecci della vita. Il mio uomo è un puro sangue che corre, mentre io, cavallerizza da nulla, sto immobile a terra. Il mio uomo è una chitarra felice e io sono la sua canzone, ma lui non mi canta mai perché aspetto che la chitarra si rompa per vivere. Il mio uomo è un uomo crudele. Il mio uomo è la mia preghiera, è uguale a Savonarola. Ma il mio uomo tocca altri inguini ed altri capelli, è generoso con le fanciulle dorate, lascia me povera di vecchiezza e di vita a morire per lui. Il mio uomo, se si desnuda, ha il petto villoso come le aquile, ma un rostro che ferisce a fondo e punisce i pentimenti d'amore. Allora io gli mostro le mie carni ferite e maledico la sorte. Ma se il mio uomo sorride, io torno a fiorire e divento una bianca luna che si specchia nel mare. Non so chi abbia detto che i poeti per cantare devono soffrire. Non è vero. No, no, devono stare bene. Ma se sono soffocati, come fanno a cantare la bellezza femminile? La donna va cantata per quello che ha dentro di sé. Ma che lasciano peccare i poeti che cantano la purezza. No, piace anche a voi una Beatrice? L'immagine di una Silvia di Leopardi, di una donna angelicata che cammina sulle acque in piena grazia anche nei momenti più disperati? Ma una donna del manicomio? Ma chi può interessare? Ma no, forse, ecco, forse interessava Dostoevskij. Forse bisogna essere morsi da un'ape velenosa per mandare messaggi e pregare le pietre che ti mandino luce. Per questo io sono scesa nei giardini del manicomio. Per questo di notte saltavo i recinti vietati e rubavo tutte le rose e poi, prima di morire al mio giorno, o notte, o lunga notte di solitudine assente, o devastati giardini dove io sola vivevo perché l'indomani sarei morta ancora di orrore, ma la sera... La sera, nei giardini del manicomio, a volte io facevo all'amore con uno disperato come me in una grotta di orrore. Finiamola di dire è stata 20 anni in manicomio. Finiamola. Si dica è stata 20 anni o una vita nella purezza viva della poesia, che purtroppo è una grande lacerazione ed è già una clausura di per sé per chi la vuole cantare. Voi sapete bene che cos'è la follia nei templi greci, un invasamento, una cosa tenuta in gran conto, quasi un dono degli dèi. Oggi i folli vengono mandati nei centri di igiene mentale, allora li si venerava e abbiamo queste sibille, queste profetesse, queste invasate, queste donne quasi apocalittiche, però venivano credute, ascoltate, nei loro antri
nei loro fumi, e poi i fumi erano le capacità divinatorie che avevano i poeti, che hanno sempre avuto. Il poeta è sempre stato un po' veggente. Laggiù dove morivano i dannati, nell'inferno decadente e folle, nel manicomio infinito, dove le membra intorpidite si avvoltolavano nei lini come in un sudario semita, laggiù dove le ombre del trapasso ti lambivano i piedi nudi usciti di sotto le lenzuola e le fascette torride ti solcavano i polsi, anche le mani, e odoravi di feci. Laggiù, nel manicomio, facile era traslare, toccare il paradiso. Lo facevi con la mente affocata, con le mani molli di sudore, col pene alzato nell'aria come una sconcezza per Dio. Laggiù nel manicomio, dove le urla venivano attutite da sanguinari cuscini, laggiù tu vedevi il Dio, non so, tra le traslucide idee della tua grande follia, il Dio ti compariva. Il tuo corpo andava in briciole, delle briciole bionde e odorose che scendevano a devastare sciami di rondini improvvisi. Poeti si nasce e non si diventa. E anche quando uno ha accumulato molta cultura, che cosa deve fare? Al momento dell'ispirazione la mette da parte la cultura e inventa il suo linguaggio ex novo, servendosi sì delle parole, del vocabolario, di quello che sa, ma lasciando percorrere e unificare tutto questo terreno sottostante da questo grosso fuoco, questo zolfo quasi infornale. È una materia incandescente. E allora succede che tutte le parole buttate per aria si uniscono e diventano un verbo unico, un'unica spiegazione letteraria possibile. Quello che il poeta ha dentro è uguale a quello che sentono tutti. Ha solo più capacità di dirlo, ha più sentimento, ha più rapimento. Ma non è che sia molto lontano dal sentire comune, altrimenti gli altri non lo intenderebbero. Il poeta canta a nome di tutti noi. Bambino, se trovi l'aquilone della tua fantasia, legalo con l'intelligenza del cuore. Vedrai sorgere giardini incantati e tua madre diventerà una pianta che ti ricoprirà con le sue foglie. Fa delle tue mani due bianche colombe che portino la pace ovunque e l'ordine delle cose. Ma prima di imparare a scrivere, guardati nell'acqua del sentimento. Secondo me il poeta è estratto a sorte perché parli a tutti, ma a parte questo, molto contano anche le persone che si frequentano. Ci vuole il maestro che porga la parola come fa l'insegnante, come la fa la madre con il figlio. Io quando conobbi Quasimodo stavo delle ore ad ascoltare che cos'era l'ermetismo e come si doveva chiudere un verso. Gli dissi anche: lei sarà anche un grande poeta, però io sono molto più grande di lei. Ecco, io avevo appena 18 anni. A tutti i giovani raccomando, aprite i libri con religione. Non guardateli superficialmente, perché in essi è racchiuso il coraggio dei nostri padri, e richiudeteli con dignità quando dovete occuparvi di altre cose, ma soprattutto amate i poeti. Essi hanno vangato per voi la terra per tanti anni, non per costruirvi tombe o simulacri, no, ma altari. Pensate che potete camminare su di noi come su dei grandi tappeti e volare oltre questa triste realtà quotidiana. Tutto ciò che è ossessivo, che è triste, che è limitato, non è certamente naturale, perché l'uomo tende alla gioia, quindi anche la poesia tende sempre alla gioia. I poeti lavorano di notte, quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio, come falchi notturni o usignoli dal dolcissimo canto, e temono di offendere il Dio. Ma i poeti, nel loro silenzio, fanno ben più rumore
di una dorata cupola di stelle.